questo mondiale, benché non sia di qualificazione olimpica, lo utilizziamo come un grossissimo test, perché avere comunque una partecipazione a un mondiale che oltretutto non è dietro casa, stiamo andando negli Stati Uniti, quindi voglio dire, andiamo a vedere esattamente, a testare tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno, con gli atleti che comunque hanno lavorato tantissimo, e c'è a partire insomma da Mirko Scarantino, che si gioca comunque le sue chance per poter andare a cercare anche una medaglia, però la possibilità c'è, non voglio dire che sia così facile, perché comunque qualche nazione non sarà presente per via del fatto che non può essere presente, così finalmente si riesce a fare un po' di chiarezza anche sulla partecipazione di determinate nazioni, che come abbiamo potuto vedere negli altri campionati continentali, già si inizia a vedere il lavoro svolto anche dal nostro presidente. A livello internazionale sono accadute tante cose che forse molti non hanno notato, ma che in fondo invece ha avuto un grossissimo risultato, ed è quello del fatto che tante nazioni che prima spadroneggiavano in lungo e in largo oggi non sono alla stessa stregua di qualche anno.